nuove maschere per giocare a al gioco che tutti quanti abbiamo fatto sin da bambini, quello facciamo finta che sono, no? come fanno i bambini. E questo è il primo step di questo programma. E quindi chiaramente il primo amo che noi lanciamo verso la gente è quello di stupirli con la bellezza di queste maschere e provare a indovinare dai tanti indizi disseminati chi canti dietro la maschera. Poi ci sono tantissimi altri livelli di lettura, psicologici, tutto quello che volete. Però diciamo che l'approccio è veramente molto semplice, molto giocoso e molto da intrattenimento familiare. Il mio primo polso della situazione me ne danno proprio i giurati, perché già nella prima edizione, mentre avvenivano le esibizioni sul palco, mentre ascoltavano le canzoni, gli indizi, eccetera, io osservavo le loro facce e il punto di domanda che vedevo nei loro occhi mi divertiva immensamente. Sono stati loro alla fine a indurre noi a giocare per esempio sull'equivoco Pappalardo Albano e a insistere su questa strada, perché vederli in confusione era troppo divertente. Quindi in realtà siete stati voi veramente l'ispirazione di quello che noi abbiamo poi come alchimisti, no? Mescolato nelle nostre provette. Il pubblico a casa troverà anche quest'anno una grandissima sponda proprio nella detection, nell'investigazione fatta dai nostri giurati. Essendo loro qui, possiamo proprio cominciando da Flavio, che è un appassionato, no? Perché lui è proprio un appassionato di indizi di enigmistica. Lui è che proprio si fa i compiti a casa. Quali sono le tue carte vincenti che tu hai visto? Lo speciale, quindi sai quali sono le maschere, li hai sentiti parlare, ti hanno già dato degli indizi, quali sono i tuoi pronostici? Buongiorno a tutti, Mille, io domani mi libero, corro alle prove, vengo là, vorrei in realtà godermi tutto insieme alle amiche e agli amici che guarderanno il programma, quindi la tentazione sarebbe di arrivare venerdì, proprio come dici tu, per rimanere stupiti ogni volta come nella prima edizione, però poi prevale il secchione che è in me, come a scuola, e quindi domani verrò alle prove, se ti tradirai mi annoterò indizi, quindi occhio a quello che dici, a quello che fai fare alle prove, io appena mi libero arrivo e sto lì fino a quando vai tu, via, io poi chiudo, mi dai le chiavi e chiudo l'auditorio, però non vedo l'ora, anche perché ti posso dire per un po', sospendendo il tempo, sappiamo tutti quello che viviamo, eravamo ancora liberi e usavamo il pensiero, la parola maschera, il concetto di maschere, non come lo usiamo adesso, siamo arrivati qua con le mascherine, ce le siamo levati per chiacchierare, per stare insieme adesso e poi ce le rimetteremo. E quindi torno anche con il piacere di un ricordo, perché eravamo anche liberi e la maschera porta un concetto di libertà, paradossalmente, lo spiegano tutti i grandi autori, Zorro in realtà è libero di essere quello che veramente è, quando indossa la maschera, di giorno finge di essere così un incapace. La libertà che ho apprezzato molto, io che sono uno che ama travestirsi, vengo dal teatro, lì poi ogni volta che posso torno, la libertà che ho molto apprezzato invidiato di Costantino nelle performance a Ballando, e quindi, come dire, sapendo comunque quello che viviamo e come siamo costretti, sono sicuro di questo, saranno ore di libertà, proprio di libertà e di gioco, e come diceva anche il nostro direttore, in questo momento naturalmente di più a casa chi fa mestieri più complessi del nostro, però abbiamo anche noi nel nostro piccolo diritto a un po' di gioco e uno spazio di libertà. E adesso vorrei sentire proprio Francesco, perché Francesco l'altro anno anche lui era uno che, avendo poi anche, devo dire, l'aiutino da parte di tutta la sua gang social, arrivava con tutta una serie di ipotesi. Quindi tu mi dici che tua figlia ti ha detto già dei nomi, ti ha fatto dei nomi e ti ha detto già hai delle certezze, insomma. Grazie mille, Milly, prima di tutto di avermi rinvitato a questa bellissima esperienza, che è stata un'esperienza unica l'anno scorso. Non faccio televisione da tanti anni, rispetto invece a dei veterani che hanno proprio creato la televisione, diciamo così, moderna. Però devo dirti che questo programma mi ha fatto risentire la sensazione che avevo
all'inizio degli anni 2000, quando la televisione in qualche modo creava dibattito, e quindi quando giravi per strada la gente parlava di quello che vedevi in televisione. Adesso negli ultimi anni, un po' come con la frammentazione, un po' con l'arrivo del web, la televisione ha perso un po' questo potere, ma questo programma invece è riuscito realmente a far chiacchierare di nuovo, quando si poteva andare al bar, appunto un po' di mesi fa, la gente al bar. Quindi sono contento di fare un programma che crea, tra virgolette, come dicono i giornalisti, opinione. Detto questo, ovviamente la cosa più bella di questo programma è godere di queste maschere, godere delle esibizioni, ma soprattutto giocare, perché la televisione appunto deve essere, come diceva il nostro direttore, intrattenimento, deve intrattenere le persone, farle divertire anche in un momento di difficoltà come questa, dove le famiglie soffrono realmente di solitudine, ma non solo di solitudine, soffrono in tutti quelli che sono i frangenti, diciamo così, sensibili delle famiglie, soffrono perché per il lavoro, le casse integrazioni. Adesso non vorrei aprire un vaso di Pandora, che sicuramente in questa situazione leggera è inutile aprire, però siamo in una situazione di sofferenze, quindi un po' di leggerezza serve e bisogna giocare. Quindi mia figlia, che ha giocato per tutta la prima edizione, si è divertita a mandarmi messaggi vocali anche mentre eravamo in onda, mi ha mandato la sua lista, per cui c'ho un po' di nomi che, se vuoi, dico paleso, Milly, però me lo devi dire tu. Se vuoi, io già snocciolo. Snocciola, dai, giochiamo a carte scoperte, vai. Ok, allora, qua attenzione, adesso non so per, insomma, deformazione professionale o perché è di famiglia, ogni anno io penso o spero che ci sia mio padre e mia figlia, idem, mia figlia sostiene che dentro il lupo c'è il nonno Robby. Dentro il lupo c'è il nonno Robby. Ma il nonno Robby l'anno scorso, siccome è un burlone, quando lo chiamavo in diretta per capire se fosse effettivamente dentro la maschera, non mi rispondeva, apposta non mi rispondeva. Quindi lupo, nonno Robby, giraffa, Anna Tatangelo, poi la pecorella, Rita Pavone, e qua attenzione, mia figlia dice il pappagallo e Morgan. E se fosse così, io sarei gasatissimo. Se dentro il pappagallo ci fosse Morgan, sarei gasatissimo. Farfalla, Baby Kay, che l'anno scorso pensavamo fosse dentro il barboncino, ecco, la rimette dentro. Gatto, Neck oppure Rovazzi. E attenzione, mi dice, papà, non dirlo a nessuno, un po' come se gli altri uno li potesse dire, ma questo no, non dirlo a nessuno, ma dentro l'orsetto c'è Eros Ramazzotti. Non dirlo a nessuno. Per cui, diciamo, questi sono il toto nomi che mi ha dato mia figlia. Poi quello che, insomma, cercherò di fare io, mentre Flavio appunto è ligio al mestiere di capire sin da subito chi c'è dentro la maschera, io voglio capire sin da subito chi è il personaggio più lontano al mondo da quello che penso sia dentro la maschera. E lo dico, perché questo è anche il modo di giocare, per cui, insomma, dire che i personaggi sono un po' fuori di testa, così uno da casa dice, ma Facchinetti allora è proprio un pirla, cioè, allora ho ragione, per cui mi divertirò assolutissimamente insieme a persone che stimo tantissimo, le persone con cui ho fatto questa avventura l'anno scorso. Avevo la fortuna di avere un grande della televisione, Flavio, di fianco a me, e per osmosi spero di aver respirato qualcosa di interessante. Ecco. E quest'anno ci sarà anche Caterina, che è una persona che stimo molto, a cui voglio veramente bene. E mi ricordo quando abbiamo iniziato a fare televisione insieme, poi lei c'è rimasta grazie alla televisione, c'è rimasta dentro la televisione. Io invece, perché amo così tanto la televisione, ho deciso di andarmene a un certo punto per salvarla. Quindi condividerò anche con lei questa avventura. Poi c'è Costantino, con cui non ho mai avuto la fortuna di condividere un programma, ho condiviso delle lunghe serate quando eravamo giovincelli, ma non ho mai condiviso un programma. E poi ci sarà, insomma, un mito, una star, e quindi siamo felici, almeno io sono felice e non vedo l'ora di venire lì. Domani mi attaccherò dei capelli nuovi in testa, lunghissimi, stranissimi, così mia moglie non mi saluterà per i prossimi 2 mesi, ma non mi interessa. Perché in televisione lo spettacolo prima di tutto, e quindi sono pronto per quello che accadrà venerdì. Guarda, applausi, perché sono assolutamente nella tua linea di pensiero, lo spettacolo innanzitutto, e facciamo divertire la gente
per fargli fare veramente, far fare a tutti due risate, davvero ce n'è bisogno. Allora, ai due neofiti, cioè a Caterina e a Costantino, dico attenzione ai dati che noi abbiamo dato, perché quando diciamo tutti quei fatti su le trasmissioni, Sanremo, eccetera, sono indizioni, sono delle cose pesanti per cominciare a lavorare. A voi chiederò anche, proprio da persone che per la prima volta arrivano nel nostro studio, proprio di raccontarci anche l'emozione di una personalità che sicuramente sbucherà fuori dalla maschera, perché questa è la cosa bella, la maschera non è che blocca la personalità di chi ci sta dentro, ma anzi la ingigantisce in maniere davvero insospettabili. Quindi vai Caterina. Allora, ciao a tutti, io sono contenta di tornare a Rai 1, dove poi tutto è partito nel 99, e sono molto contenta di poter lavorare accanto a te, Milly, perché ti ricordi, sono stata la tua valletta nel 2000 e ancora mi ricordo la tua professionalità, la tua grinta, il tuo rigore, e quindi è molto bello adesso poter essere la tua giurata. Con la giuria, a parte la signora Patti Bravo, che non ho mai incontrato, ma davvero sono tutti amici, con Francesco mi sono fatto un sacco di risate, soprattutto all'inizio della nostra carriera, e lui, mi ricordo anche l'anno scorso, no, ma perché lasci il programma, perché te ne vai? E quindi è stata una mia scelta, come sapete, anche perché l'ultimo mese era stato molto pesante lavorare in quelle condizioni, senza pubblico, senza il vero divertimento. E quindi se ho detto di sì a te e al direttore Coletta è perché ho voglia proprio di divertirmi, far divertire, perché è stato un anno pesante per tutti. E quindi io, che lavoro sempre un po' di pancia, voi lo sapete, sono convinta che questo possa essere il programma dove farà divertire tutta la famiglia il venerdì sera. L'anno scorso già lo seguivo un po' per Vieni da me, perché insomma lo sai, ne parlavamo sempre in trasmissione, ma soprattutto perché mio figlio Guido Alberto è la più grande Costanza, che quest'anno ha 16 anni, quindi già l'anno scorso 15, quando magari non usciva lo guardavamo insieme, magari quando lei tornava la sera verso le 11 ne parlavamo. E questa cosa, come diceva all'inizio del direttore, di un programma che unisce la famiglia è raro, e Caramilli, prima con Ballando, adesso con Cantante, ci sei riuscita. Quindi al di là di guardarti lavorare, poi vorrei fare un incontro privato con te per capire come fai ad azzeccare tutto. Quindi grazie, venerdì sera scendo in pista, ho chiesto a Di Andrea se posso ballare, lui mi ha detto puoi fare tutto, basta che dopo l'esibizione ti concentri e dici delle cose sensate. Il mio granchio preferito, dov'è il mio granchio preferito? Eccomi. Nel tuo costume di granchio, meglio ancora in mozzarella, bellissimo come fiore, insomma, le tue maschere sono state tutte meravigliose. Guarda, io mi sentivo libero e felice nelle mie maschere, così come presumo si sentiranno tutti i concorrenti, dico, perché io penso che nel Cantante mascherato voi cercherete di confonderci, non ci saranno solo cantanti, c'è la possibilità che ci siano anche attori dietro alcune delle maschere o personaggi politici, insomma non si sa mai. Io cerco di tenere la mia mente aperta, chi lo sa che dietro il baby alieno non ci sia Pierluigi Diaco, la farfalla potrebbe essere qualsiasi cosa, Stefania Craxi. Quindi insomma cercherò di tenere la mente aperta giudice, come si dice, più che giudice, investigatore, Milly, direi, no? Direi proprio investigatore, perché è chiaro, allora noi vi vogliamo mostrare a voi e al pubblico delle performance molto belle, e la grande scommessa di questo programma è anche quella di rivelare dei talenti insospettabili, perché l'altro anno Mammucari, che ha vinto, cantava in una maniera emozionante, e chi lo sapeva che Mammucari fosse anche un cantante? E anche quest'anno voi scoprirete questo. Ma in quelli che invece sono cantanti scoprirete che avrebbero potuto fare una carriera altrettanto bella usando un tipo di voce diversa, un tipo di interpretazione diversa, no? Perché la grande versatilità, penso sempre ad Albano Pappalardo, insomma, avrebbe potuto cantare anche da rocker con la voce arrabbiata invece di fare il tenore, questa voce squillante e pulita che ha usato. Quindi tutto è possibile. Aguzzate l'ingegno, Costantino, pensate veramente con mente aperta.
Sì, ci terrei anch'io a dire delle cose carine. Milly per me è stata non solo una grande professionista quando ci ho lavorato a Ballando con le Stelle, ma anche una cosa molto più importante, e cioè una persona che mi ha tirato su di morale, ed è per quello che sono felice di fare il cantante mascherato, per avere l'occasione di lavorare con Milly e quindi dimenticarmi, diciamo, la mia solita, insomma, la mia vita giornaliera, la vita quotidiana senza Milly, che è molto più normale. Dopodiché concordo con le bellissime parole del direttore Stefano Coletta sulla solitudine che molti di noi, molte persone del pubblico hanno vissuto in questo periodo di pandemia, e solitudine che hanno vissuto non solo le famiglie ma anche i single, tant'è vero che spessissimo, anzi quasi sempre, mi trovo a casa solo anch'io e mi tengono compagnia i programmi di intrattenimento, fra cui uno dei miei preferiti, devo ammettere, L'Eredità di Flavio Insinna, che non conosco ancora personalmente ma con cui sarò felice di lavorare. Grazie. Allora, voglio anche dire, proprio perché Stefano, che io ringrazio dell'immensa fiducia che mi ha dato, no? Perché ovviamente non è assolutamente scontato, no? il rinnovo di un programma, quindi ha avuto fiducia ancora una volta in me, nel gruppo, eccetera, e ci ha dato l'ispirazione, ci ha spinto nella direzione di aumentare proprio l'investigazione di questo programma. Ed è il motivo per cui noi abbiamo inserito, alle spalle della giuria ci saranno 30 investigatori che saranno un po' la vox populi, cioè il sentimento di chi, non essendo uomo, donna di spettacolo, ma essendo venendo dall'altra parte del mondo, cioè da chi sta dall'altra parte dello schermo, ha delle reazioni di pancia e dice quello che gli viene da dire, insomma, riguardo ai personaggi, e darà anche probabilmente degli input diversi alla giuria stessa. Tra l'altro, a guidare questo gruppo di investigatori ci sarà un commissario che è Simone Di Pasquale e un ispettore che sarà Sara Di Vaira, perché diciamo a capo di questo gruppo di investigatori popolari ci sono due dei nostri volti amati di Ballando con le Stelle, perché il lavoro che loro fanno con i loro ballerini, il lavoro che fa un maestro di ballo come loro, è un lavoro finemente psicologico. Cioè loro, per poter lavorare con i loro partner, devono essere veramente molto abili nel capire la loro psicologia e quindi portarli a sé. Questa capacità psicologica sarà utilissima proprio nel lavoro di investigazione, perché servirà a mettere in luce determinati aspetti che poi ci possono essere utili per arrivare alla soluzione del nostro quesito, cioè chi canta dietro la maschera. Io adoro Elisa, è una persona che conoscevo superficialmente ma che ho imparato a conoscere a Ballando, e non solo le voglio bene ma la stimo molto. Io credo che lei sia una presenza magica sul palcoscenico, non solo per la sua bellezza ma proprio per il suo carisma, no? Cioè, per fare televisione come per fare cinema devi avere qualche cosa che emana da te. Non è mai stata, infatti potete chiamarla e chiederle se io l'abbia mai chiamata proponendole di fare la giuria, non c'è stata questa ipotesi giuria per Elisa. Io però la stimo talmente tanto che nel futuro mi augurerei invece di poter come gruppo addirittura scrivere un programma su misura per lei. Mi fanno ridere i social quando fanno queste polemiche, no? Perché diventa subito: Milly ha detto di no, le esclusioni, le cose, eccetera. Noi abbiamo 5 giurati. Chi non è in giuria sono tutti esclusi. Allora io ho detto di no a tutti gli altri che non sono in giuria. Non è questo, si fanno delle scelte e peraltro vi posso raccontare com'è andata la scelta della nostra giuria. A noi la RAI, per motivi di budget, aveva detto che ci saremmo dovuti restringere a 3 giurati. Poi siamo riusciti, risparmiando qui e là, e Stefano sa che noi facciamo sempre un grande lavoro di economia, perché questo ci tocca fare, insomma, il nostro denaro pubblico che non viene speso così leggermente, no? Siamo riusciti a pensare di poter introdurre un altro quarto giurato,
e forse un quinto doveva essere un interno Rai, forse un giornalista, cioè qualcosa di questo genere che fosse, diciamo, a costo zero. Dopodiché siamo riusciti a pensare di poter avere anche una quinta persona, sempre considerate che noi non diamo compensi stratosferici, voi sapete che tutto è sempre molto limitato da noi, e parlando con Stefano, il nome che ci è venuto in mente quando si è aperta questa possibilità è stato quello di Caterina. Tutti e due felicissimi di questa scelta. Caterina è stata la nostra unica proposta, come quando appunto nel proseguire di questa azione di economia siamo riusciti a pensare che potevamo avere cinque giurati. Con Teo ci siamo parlati, però lui poteva essere il nostro PM, no? Il nostro pubblico ministero, però non è stato possibile perché poi lui ha un legame indubbiamente con storico, insomma, in questo momento con la concorrenza, e quindi non è stato possibile portarlo di qua, diciamo, ammesso che esista un di qua e un di là. Secondo me esiste la televisione per il pubblico e per farli divertire, però diciamo in questa circostanza non è stato possibile, ma mai dire mai, chissà che il futuro non ci permetta di riunirci, visto che lui l'altro anno ha fatto un percorso meraviglioso, perché ci ha raccontato veramente che cosa è una maschera. La maschera ha permesso ad un personaggio che viene, e questo ve lo dico, pensatelo anche per le maschere di quest'anno, lui ha una certa immagine pubblica, no? Cioè ironico, strafottente, che tagliuzza i panni addosso alla gente, è invece un romantico, e il coniglio gli ha permesso di tirar fuori l'animo romantico, quindi riflettete anche su questo. Cosa mi fa paura? Io sono preoccupata come tutti di questa pandemia. Questa pandemia mi fa veramente paura. Con Stefano veramente abbiamo vissuto dei momenti terribili, perché lavorare stando in comunità in una situazione di questo genere davvero non è facile. Il mascherato è un programma COVID-free perché i personaggi sono mascherati, però c'è pur sempre la comunità della troupe televisiva, di tutti quanti noi che dobbiamo stare insieme dalla mattina alla sera. Il senso di responsabilità personale fortissimo, e quindi speriamo di farcela senza danni anche questa volta, però io come tutti sono fortemente preoccupata. Vai Caterina! Eccomi Emanuela, guarda, io ti dico che dallo scorso anno, quando ho comunicato come prima persona al direttore Stefano Coletta che non avrei potuto rinnovare il mio contratto con Miei da Me, abbiamo sempre mantenuto un dialogo e quindi anche costruire un nuovo percorso insieme. E il fatto che ci sia stata questa opportunità mi ha reso felice, perché il percorso Mio Rai è cominciato nel 99 e spero possa proseguire. Quindi adesso il mio impegno da investigatrice durerà fino al 29 febbraio e poi vedremo. Ovviamente l'aspetto più importante di questo programma è proprio la segretezza, perché il gioco si basa su questo. E noi devo dire che insieme con Endemol, che ha schierato una forza imponente, e grazie anche al fatto che siamo tutti consapevoli, Rai in testa, Stefano Coletta in testa del problema segretezza, abbiamo intanto limitato al massimo il numero delle persone che vengono a contatto e che conoscono l'identità di queste persone, e poi loro devono attenersi ad un protocollo proprio, no? In quest'epoca in cui si parla di protocolli c'è un protocollo segretezza, che naturalmente non posso svelare perché non sarebbe più segreto, ma c'è un protocollo rigidissimo, perché sennò è finito il gioco. Io mi travestirei da elefante, perché secondo me è un animale che porta fortuna, e perché sono stato in molti centri per elefanti orfani in Africa e in Asia e li amo molto. E basta, devo solo dire questa cosa qui. Ma siccome è veramente un secolo per via di tutti i problemi che stiamo affrontando, che non vado sott'acqua, se Milly mi assegnasse un pesce, una balena, una megattera, qualunque cosa di acquatico. Io da giraffa l'ho vista, mi piace un sacco, ed ogni volta che andiamo allo zoo io con mia figlia ancora stiamo lì un sacco di tempo a guardare queste giraffe, le amiamo, quindi da giraffa. Perfetto, io mi vestirei da bugo.
perché se mi vesto da bugo e dentro la pecorella, anzi dentro il pappagallo c'è Morgan, lo scopro subito, perché così lui sicuramente si arrabbierà e mi servirebbe per scoprire almeno uno. E poi bugo lo trovo interessante, quindi mi vestirei da bugo. Sorprendentemente, i personaggi più sono famosi e più si divertono da morire a lasciare i propri panni e a diventare qualcos'altro. Perché è una vacanza da tutto, no? Diventa un po', è un, veramente una goliardata, è proprio una festa. Devo dire anche che nel fare il cast è più difficile fare il cast Ballando con le Stelle che fare questo, sinceramente, nonostante potrebbe sembrare il contrario. Perché Ballando con le Stelle sei a nudo, sei tu con il tuo corpo e con le tue abilità a dover dimostrare di essere un bravo ballerino, e qui invece in qualche modo il pubblico vede una maschera che canta e quindi questa maschera è davvero una grande protezione, un grande alibi, tanto è vero che io quest'anno, chiaramente dopo l'esperienza della prima edizione, ho potuto orgogliosamente registrare una serie di proposte. Cioè tante persone che si sono proprio proposti per fare il mascherato. E quindi questa è una cosa molto molto bella. Però ti racconta la psicologia nostra, umana. È interessantissimo. Io non amo pensare alla televisione come una specie di guerra armata tra eserciti schierati, perché non è questo. Anche se questo fa parte del folklore, perché poi è chiaro che quando si comincia a scrivere l'uno contro l'altro armati si fa un bel po' di polverone e questo alla fine fa bene a tutti. Peraltro, voglio dire, se da un punto di vista proprio statistico, noi eravamo l'altro anno il venerdì, quest'anno ritorniamo il venerdì, quindi non è che abbiamo fatto delle strategie particolari, cioè abbiamo riconfermato, Stefano ci ha riconfermato la stessa giornata di messa in onda dell'anno scorso, e peraltro in questo mese il venerdì il Grande Fratello non c'era, quindi se c'è qualcuno che ha fatto ragionamenti su schieramenti o cose di questo genere, credo che sia stata la concorrenza, no? Visto che addirittura raddoppiano per occupare anche il venerdì sera. Ma non è questo il punto. Il punto della televisione è creare in questo momento una parentesi di serenità per il pubblico a casa. Quindi con due offerte così diverse come carattere, no? Perché noi siamo, credo, l'offerta forse più stravagante di tutta la televisione, il regno della fantasia pura, proprio una vera e propria, che posso dire, città del paese dei balocchi, credo che possiamo veramente dare una bella serata ad un pubblico che, come abbiamo detto già in apertura, non se la passa bene, davvero, non se la passa bene. E lo sappiamo tutti, noi adesso non facciamo un'analisi sociologica perché cioè, non spetta a noi farla, però riuscire a dare un po' di decompressione la sera quando torni a casa aiuta a ripartire la mattina dopo. Ecco qua. Per quanto riguarda anche lì tutto quello che è stato scritto su Mariotto, l'ho anche detto a un certo punto, tirata in ballo, Ballando con le Stelle ha avuto un percorso complicatissimo, ma forse proprio per questo clamoroso, nel senso che nessuna edizione, forse la prima o la seconda, hanno avuto lo stesso clamore, lo stesso impatto di questa qui. E quindi a tutti quanti noi, con Guillermo in testa, è sembrato giusto risparmiare Guillermo, nel senso non banalizzarlo, non farlo ritornare in onda subito dopo per rifare lo stesso ruolo di giurato. E quindi Guillermo, diciamo, si ripresenterà con Ballando con le Stelle. Questa giuria è una giuria che non deve giudicare il progresso di un talento. A Ballando ognuno parte dal punto zero e pian piano progredisce per diventare un ballerino. Qui ognuno di loro ti dimostra e ti racconta un pezzo di se stesso attraverso le canzoni, e anche lì sono altri indizi, svelandoti attraverso il suo modo di cantare se sia un professionista o invece un performer o invece una persona solo occasionalmente prestata allo spettacolo. Quindi veramente i nostri giurati sono degli investigatori, anche se poi ovviamente una competenza e una passione per la musica ci vogliono, perché sennò se non hai un minimo d'orecchio come fai a percepire qualcosa dalle canzoni, anche dalla scelta delle canzoni, anche dal modo di farle?
Quindi tutti hanno una passione per la musica e lo spettacolo. Tutti hanno una curiosità forte, perché se non sei un tipo curioso, se sei uno a cui che ne so, può passare accanto, ecco, che ne so, un pappagallo piuttosto che un lupo come maschera, e tu proprio non hai nessuna reazione, non sei una giuria adatta a questo programma. E devi avere uno spirito giocoso, devi avere la voglia di giocare. Queste sono un po' le caratteristiche della nostra giuria. Tutti cantano con la propria voce, ovviamente, no? L'operazione che si fa è quella che intanto ti sforzi di cantare con la tua voce, se sei un professionista, usata in un modo diverso. Pensate ad Albano, che ha cantato da Pappalardo. Certo, a Pappalardo viene naturale cantare così, Albano si è massacrato la gola e le corde vocali, però ha cantato in un'altra maniera. Dove noi usiamo fortemente un plugin e si sente è nelle voci parlate, perché ovviamente la voce parlata è quella che è più difficile da camuffare, e quindi noi lì, e lo diciamo, usiamo un plugin che le deforma, no? Senza però mai arrivare all'idea della confessione del pentito di mafia, no? Che si sente nei TG, perché quella inquieta un po'. Però sono tutte ovviamente, diciamo, pluginate, per usare un brutto termine, per cambiarle, perché sennò lì sarebbe veramente di casca l'asino proprio. Allora, io sono sempre per non scoprire le carte del futuro, perché sennò si bruciano e non c'è niente. Sì. Bisogna, secondo me, per fare le cose bisogna anche aspettare il mood giusto, perché c'è una stagione per tutto, quindi non lo so, può essere che finito il cantante, magari veramente ci mettiamo, facciamo un tête à tête con Stefano, gli parlo di questa mia idea, ma bisogna capire se è il momento giusto, se le cose sono nell'aria, se è il momento per chi sta a casa di recepire un certo tipo di idee, quindi vediamo. Grande gioia, ragazzi, perché per noi, per il nostro gruppo, questo è un programma che sicuramente è un grandissimo impegno, come tutto quello che facciamo proprio professionalmente, ma è anche un grande divertimento, proprio per questo gioco della segretezza, per cui la possibilità di riportare sul palco questo grande gioco di investigazione, e poi anche questo incredibile caleidoscopio di colori, questo Luna Park di suoni, di luci, ripeto, è il regno della fantasia, ancora di più di quanto non lo sia ballando, e quindi a tutti quanti noi piace moltissimo. Ecco, questo è un programma, come diceva Stefano, che nella sua mozione di partenza ha l'isolamento del cast, dopodiché dobbiamo essere tutti quanti noi invece del gruppo di lavoro, dobbiamo essere rigorosissimi, ma facciamo tamponi questa settimana, io ne ho fatti uno lunedì, uno lo faccio oggi, visto che la trasmissione sarà venerdì. E poi ci sono delle cose, alle volte i programmi hanno proprio una struttura che rende più facili le cose. Il nostro palco del mascherato ha la giuria che sta lontana, sta di fronte, mentre invece, per esempio, ballando, la giuria è per format, è accanto, è laterale, e quindi i protagonisti si avvicinano alla giuria per parlare. Quindi alle volte succedono delle cose proprio nei formati che rendono più facile questa gestione della distanza. Gli investigatori, 30 investigatori, sono comparsi nel format di quest'anno proprio perché Stefano mi ha chiesto di aumentare il senso dell'investigazione, e quindi l'abbiamo aumentato proprio in questo modo, cioè, come vi dicevo, mettendo delle persone che sono state selezionate in base, c'è stato un casting di personaggi, perché anche la cosiddetta gente comune, no? Poi ha una sua personalità, ovviamente. Abbiamo scelto delle personalità particolarmente scoppiettanti e intrigate da questo genere di spettacolo, che potessero darci degli spunti, e lo dessero appunto a Di Vaira e a Di Pasquale. Ho dimenticato di dire che noi abbiamo anche un coreografo, che è Raimondo Todaro, e abbiamo anche qui 10 ballerini in scena. Anche questi è una bolla sanitaria, tutti tamponati, e vivono anche loro in una specie di comunità, perché la condizione sine qua non di questi ragazzi, che sono tutti giovani e quindi stanno ancora studiando, ma fanno didattica a distanza, è quella di non contaminarsi con l'esterno. Quindi stanno per conto loro, perché sono un'accademia, e poi vengono
da noi a ballare e ritornano nel luogo in cui vivono per questo mese e mezzo di lavoro insieme, deve essere così. E anche loro fanno i due tamponi a settimana. Beh, da bambina io avevo la prima maschera di cui mi ricordo, perché poi andando indietro non ricordo che cosa avessi fatto, ma la prima maschera che io ricordo è una da cowboy, pensa un po', una cosa stranissima. Non lo so perché, non mi chiedere come mai mi fossi mascherata da cowboy, ma comunque il senso allora era un po' diverso, cioè adesso i bambini hanno Halloween, no? Fanno tutte queste cose qua, da noi alla mia epoca era veramente giusto carnevale e basta. Però chiaramente il mio mondo di fantasia è un mondo che è sempre stato molto ampio, perché non avrei fatto questo lavoro se non avessi voluto seguire le mie fantasie, cominciando da Disney e poi proseguendo su tutto quello che oggi è il genere fantasy, che è meraviglioso, è un genere che mi piace molto. Le maschere che quest'anno abbiamo portato sul palco sono tutte maschere che, se tu ci pensi, raccolgono pezzetti anche della nostra comune umanità, perché tu hai la pecorella come la tigre, come hai la farfalla, pensando solamente al mondo di noi donne. Noi donne siamo un po' farfalle nel senso della bellezza, no? Della voglia dell'estetica, della voglia anche di valorizzarci fisicamente. Poi abbiamo i momenti di timidezza e di magari di debolezza, non di debolezza, ma di fragilità, in cui siamo pecorelle, e i momenti in cui dobbiamo essere tigri e tirare fuori le unghie. Quindi c'è un po' di tutto quello che della nostra giornata anche, ecco, come donne, ma così anche come uomini, no? Perché c'hai il lupo come c'hai l'orsetto, e anche ogni uomo è in qualche momento orsetto di peluche e poi deve fare il lupo con gli artigli. Quindi insomma è la vita, è la vita. Allora, intanto la voce cantante, non la voce parlante, non è camuffata. Il personaggio altera la sua voce. Chiaramente, qual è la speranza di chi sta a casa? Che gli scappi fuori qualche errore, perché quando tu canti e cerchi, io sono Milly e cerco di non essere Milly, insomma la mia natura con cui ho convissuto tutta la vita da qualche parte scapperà fuori, quindi si sta molto attenti a quello che può essere un tradirsi del personaggio. Ma c'è un fatto che non è mascherabile, è l'atteggiamento fisico corporeo, perché è vero che tu hai la maschera, però è vero che poi c'è il tuo corpo, salvo per alcune maschere tipo il baby alieno o, diciamo, che so, orsetto, che sono grosse, e anche lì però tu vedi un atteggiamento che ti rivela come sia l'animo del personaggio. Nelle altre tu hai comunque un fisico. E l'altro anno tanti mi hanno detto che Albano si è svelato dal suo movimento per tenere il tempo col piede, per cui e dal modo con cui reggeva il microfono. Pensa un po', per dirti com'è, tant'è vero che adesso tutti quanti stanno attenti a come tengono il microfono, perché visto Albano l'altro anno, adesso fanno in modo di non avere quel tipo di gestualità che li può tradire. Però sentiamo anche Insinna. No, ma io mi diverto, cioè, anzitutto poi giudicare, insomma, è sempre un verbo ingombrante, cioè, io mi concentro appunto sul momento dell'investigazione, cioè dopo anni di Don Matteo, io non è che sto a pensare al voto, a come canta, io sto pensando lì, cerco di capire chi c'è dentro. Hai ragione, ad esempio Orietta Berti, la straordinaria Orietta, una sera in un passaggio, a furia di riascoltarla, anche se riusciva mirabilmente, magistralmente a camuffare la voce mentre cantava, non fa, un passaggio l'ha fatto proprio. Io che l'ho avuto anche ospite, ho avuto questo onore più volte nelle prime serate, ho detto è Orietta. E quindi il gusto è più quello, non di giudicare, appunto non è le gare di ballo, le performance di Ballando con le Stelle. È il gusto di capire un movimento, no? Quando Albano si è inginocchiato ho detto è Albano. Allora, io la mascherina ce l'ho praticamente tatuata sulla faccia, tant'è vero che mi è venuta l'acne nella zona qui della mascherina, perché sai, non per tante ore, 12 ore al giorno, 14 ore senza aria, la pelle ne soffre, quindi purtroppo mi è venuta l'acne da mascherina, che mi diceva il dermatologo è una cosa, è un fenomeno che adesso è molto diffuso.
I tamponi, è vero, non bastano, bisogna stare distanti, bisogna portare le mascherine. Noi cerchiamo di fare tutto, di tutto, di tutto. Poi, che ti devo dire, c'è sempre un'alea, perché purtroppo è quello che ci sta dimostrando la pandemia. Però ti garantiscono che nel momento in cui comincia la musica, comincia il ballo, le luci, eccetera, te lo dimentichi, perché la cosa buona del nostro animo umano è che noi cerchiamo la gioia, noi cerchiamo, vogliamo essere felici, non cerchiamo di essere tristi, depressi e preoccupati. Come abbiamo un piccolo spiraglio, ci entriamo dentro con tutte le scarpe per cercare di sorridere.